Qual era la condizione della donna in Italia quando regnavano i Longobardi? Siamo ben lontani dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Ritengo che dopo la lettura dell'articolo 204 alcune donne potrebbero rabbrividire. Lo leggiamo. A nessuna donna libera che viva sotto la giurisdizione del nostro regno, secondo la legge dei Longobardi, sia consentito vivere sotto il suo arbitrio, ma al contrario debba sempre restare sotto la podestà degli uomini. Beh, nessuna donna libera poteva scegliere liberamente qualsiasi cosa. L'uomo doveva sempre indicare la retta via che la donna doveva seguire. Diamo un po' di informazioni storiche. Nel 568 d.C. i Longobardi arrivano in Italia e la conquistano. Nel 643 d.C. il re longobardo Rotari emana il suo editto, al cui interno vi è questo articolo che abbiamo appena letto, l'articolo 204, che, come ho già detto, è ben lontano dall'articolo 3 della Costituzione italiana, che dà uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso.